Eccoci a Grosseto, siamo Associazione di Idee, oggi è sabato 22 ottobre 2011. Abbiamo organizzato un presidio qui in Corso Carducci con l'obiettivo di raccogliere 420 euro da destinarsi all'adozione a distanza di uno degli animali salvati da Animalesia, gli Orsi della Luna. Animalesia è un'organizzazione internazionale che si occupa di salvare questi splendidi animali dalle fattorie della bile, luoghi terribili in cui questi orsi vengono detenuti per decenni per la loro bile. Alle pance di questi animali viene inserito un catetere metallico e gli orsi vengono obbligati a vivere dentro delle gabbie molto simili per le dimensioni ad una bara e vengono appunto munti per questo prezioso liquido che viene utilizzato dall'industria della medicina alternativa cinese e vietnamita nella realizzazione di pozioni ed altri tipi di prodotti. Il nostro obiettivo oggi, come dicevo prima, è quello di raccogliere almeno 420 euro da poter spedire a Animalesia. Siamo già più di metà strada, il primo atto di questa iniziativa è iniziato qualche mese fa, è stato fatto qualche mese fa a Rio Torto, nell'ambito di un festival culturale che è stato organizzato in quella cittadina. In quell'occasione abbiamo presentato al pubblico presente a questo festival la prima parte della nostra iniziativa, durante la quale sono stati realizzati almeno un paio di centinaia di euro, quasi un paio di centinaia di euro da destinarsi alla realizzazione del nostro obiettivo. Noi oggi contiamo di realizzare il resto, anche di più se questo è il caso. Abbiamo registrato una discreta risposta, sono solo un paio di ore che siamo qui in piazza e c'è stata davvero una buona risposta da parte dei cittadini che ringraziamo davvero con il cuore. Noi vorremmo ripetere questa iniziativa ogni anno per fare in modo che il denaro realizzato durante il presidio venga utilizzato appunto periodicamente per il mantenimento di un orso salvato da Animalesia, curato e introdotto in una oasi naturale in cui egli può vivere la propria vita in maniera armoniosa e finalmente libero. Quindi vorremmo che la città di Grosseto si sensibilizzasse a questa causa e almeno una volta all'anno si frugasse in tasca per appunto contribuire al mantenimento del progetto di adozione a distanza di uno di questi animali. Io credo che ce la faremo. Fortunatamente la giornata di oggi è stupendamente chiara e soleggiata, c'è solo un po' di vento che ci disturba.